10 storie di donne, di vite spezzate, donne comuni, non eroine. È il libro Fiore come me, della giornalista Giuliana Covella, edito da Spazio Creativo, edizioni in collaborazione con la Fondazione Polis, presentato ieri nella sala giunta della Regione Campania alla presenza del governatore Caldoro. Abbiamo i dati di cronaca, sono molto preoccupanti, le cose che sono avvenute e che avvengono, io dico in generale sul soggetto più debole, come qualsiasi elemento di violenza. Qui oggi in questa presentazione di questo libro, questo bellissimo libro, rappresentiamo 10 storie dure da leggere, dove ci sta il femminicidio, ci sta la violenza della camorra, della criminalità comune, quindi molto dure e forte. Le istituzioni devono essere, come risponde alla domanda, devono essere in prima persona impegnate, fare il massimo possibile, non si fa mai a sufficienza. Emiliana Femiano, Teresa Buonocore, Matilde Sorrentino, Nunzia Castellano, Gelsomina Verde, Enza Cappuccio, Giuseppina Di Fraia, Palma Scamardella, Mena Morlando e Florinda Di Marino. Sono loro le protagoniste di un volume che affronta il tema di donne vittime di femminicidio, di camorra, di criminalità comune. Tra i familiari delle vittime presenti anche Rosaria, la sorella di Nunzia Castellano, uccisa dal suo ex fidanzato Luca Carafa. Io credo, sono fermamente convinta che bisogna sempre parlare, uno per non dimenticare la vittima che è stata strappata alla vita e due perché queste povere donne uccise possano essere da esempio per chi sta subendo una violenza e ha paura di denunciare il proprio aguzzino. Ciascuna storia è raccontata in prima persona dall'autrice del libro. Sono legata a tutte perché le ho seguite col mio lavoro di cronista, però forse quella a cui sono più legata, non me ne vogliono gli altri, è quella che dà il titolo al libro, quella di Florinda Di Marino, che ho conosciuto attraverso gli occhi dei familiari sin dal primo momento che ho messo piede in quella casa ai Camaldoli. Lì tutto parlava di Florinda e allora mi sono detta che noi giornalisti abbiamo un impegno civile, che non è solo quello di far ricordare un fatto tragico come questo attraverso un articolo di giornale, ma far sì che con uno strumento come un libro quel sacrificio potesse diventare parte della memoria collettiva. Tra gli scrittori che hanno contribuito alla realizzazione anche la giornalista napoletana Francesca Scognamiglio, che ha firmato l'appendice dal titolo Ti amo, ti uccido.